Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana appena passata. Questa, come sempre, è la rubrica per chi vuole tenersi informato sugli investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa, come sempre, buonanotte mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io, come sempre, sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Come sempre parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere avuto un impatto sugli investimenti e anche sulla nostra vita sociale. Come sempre ne parliamo in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo. Fra le notizie più importanti della settimana. La prima è che i funzionari di regolamentazione statunitensi e cinesi sono in trattative per risolvere una lunga disputa sulla conformità alla revisione delle società cinesi quotate negli Stati Uniti d'America, hanno detto a Reuters tre persone molto informate sulla questione. La situazione di stallo, se non risolta, potrebbe vedere le aziende grandi cinese andare via dalle borse di New York. Il PCAOB, il Public Company Accounting Oversight Board statunitense, ha smentito una precedente notizia, un rapporto di Reuters, secondo cui un team delle agenzie di Pechino era arrivato negli Stati Uniti per i colloqui. Questa settimana la Security and Exchange Commission, la SEC, degli Stati Uniti d'America ha aggiunto oltre 80 aziende, fra cui il gigante dell'e-commerce JD.com e anche la China Petroleum and Chemical Co. nell'elenco delle società che rischiano la possibile espulsione dai mercati americani. I colloqui tra i funzionari del PCAOB e la loro controparte cinese, la China Security Regulatory Commission, possono essere descritti come in fase avanzata, dopo che la Cina ha fatto concessioni negli ultimi mesi, almeno è quello che hanno affermato le persone informate sui fatti. La seconda notizia riguarda Elon Musk e Twitter. Infatti sono stati entrambi citati a giudizio venerdì da un fondo pressione della Florida che appunto cercava di impedire a Musk di completare la sua acquisizione da 44 miliardi di dollari della società social Twitter prima del 2025. In una proposta di azione collettiva depositata presso la Delaware Chancery Court, l'Orlando Police Pension Fund ha affermato che la legge del Delaware vietava una rapida fusione perché Musk aveva già accordi con altri grandi azionisti di Twitter, fra cui il suo consulente finanziario Morgan Stanley e il fondatore di Twitter Jack Dorsey, appunto per andare a supportare questa acquisizione. Il fondo ha affermato che quegli accordi hanno reso Musk, che possiede il 9.6% di Twitter, il proprietario, tra virgolette, effettivo di oltre il 15% delle azioni della società. Ha affermato che è necessario ritardare la fusione di 3 anni a meno che 2/3 delle azioni non possedute da lui non abbiano concesso l'approvazione. Morgan Stanley possiede attualmente l'8.8% circa delle azioni di Twitter, mentre Jack Dorsey ne possiede il 2.4%. Musk spera di completare la sua acquisizione di Twitter da $54.2 ad azione quest'anno in uno dei più grandi leverage buyout del mondo. La seconda riguarda il fatto che i mercati finanziari sono molto più deboli dell'economia, almeno secondo quello che ha detto Bob Prince, co-chief investment officer della Bridgewater Associates, in un'intervista con David Westin alla Wall Street Week di Bloomberg Television. Prince continua: è un po' il contrario di dove eravamo per un po' quando i mercati finanziari erano più forti dell'economia. Azioni e obbligazioni sono crollate questa settimana a causa delle preoccupazioni per l'inflazione e anche per la politica di aumento di tassi della Federal Reserve, che ha aumentato il tasso di riferimento di 50 punti base, l'aumento più forte in 22 anni. L'indice S&P 500 è sceso per la quinta settimana consecutiva ed è inferiore del 14% al massimo storico del 3 gennaio. I prezzi delle obbligazioni sono diminuiti perché i tassi sul tesoro decennale hanno superato il 3,12%, il più alto da novembre 2018. L'inflazione al consumo negli Stati Uniti d'America è invece balzata a un ritmo annuo dell'8,5% a marzo, il più alto dal 1981. I dati di aprile saranno pubblicati l'11 maggio. Gli investitori dovrebbero diversificare i portafogli per includere materie prime, obbligazioni indicizzate all'inflazione e azioni di società con solidi flussi di cassa, al contrario dei titoli di crescita e growth, in cui le valutazioni si basano su potenziali guadagni futuri. Questo è quello che continua a affermare Prince. Ma basta notizie, andiamo a parlare di numeri che questa settimana fanno un capitombolo, soprattutto nell'ultima seduta della settimana, quella di venerdì 6 maggio 2022.
Indice peggiore americano, quello del Nasdaq, che lascia un ulteriore meno 1,54%, che da inizio anno porta ad un meno 22% abbondante, seguito dal Russell 2000 che perde l'1,34%, più moderati i cali dell'S&P 500 con un meno 0,21% e del Dow Jones che perde il meno 0,24%. Per quanto riguarda invece gli indici mondiali, la Danimarca è il peggior indice in assoluto con il suo OMXC25, che lascia sul terreno il meno 5,79%, seguito dal Hang Seng con un meno 5,16% e dalla TX austriaco, che perde poco di più del 5% assieme al WIG 20 polacco. Pochissimi, veramente pochi indici in positivo questa settimana, ma si parla di pochi punti percentuali in ogni caso, in particolare il BIST 100 turco con un più 1,1%, seguito dall'RST russo con un più 0,60% e dal Nikkei giapponese con un più 0,58%. Il nostro amato FTSE MIB lascia sul terreno un bruttissimo meno 3,2%. Per quanto riguarda invece i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche in questa settimana di sofferenze meno importanti rispetto alla settimana che si era conclusa due settimane fa, i settori in verde danno dei buoni risultati. I settori peggiori sono quelli del personal product con un meno 8,3%, quello del lusso con un meno 8,2% e continua il calo delle vendite online con un meno 7,7%. Il settore migliore è quello dell'oil and gas con un guadagno del 8,9% e poi quello dello shipping con un più 7,6% e infine quello dei servizi energetici con un più 5,9%. Da notare, anche se non lo cito completamente, che la quarta settimana di fila la silvicoltura cresce e con un più 5,7% quella settimana che è appena passata. Concludiamo come sempre col mondo cripto che oggi sabato 7 maggio 2022, giorno in cui sto registrando questo video, continua come sempre a seguire il mercato azionario, assestandosi su prestazioni negative. Questa settimana il mercato perde il meno 6%, abbondante nel suo complesso se si guarda come sempre il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo del Bitcoin. Se si vanno a guardare le singole criptovalute, Bitcoin e Ethereum, le due grandi, perdono rispettivamente l'8,3% per quanto riguarda il Bitcoin e il 7,16% per quanto riguarda Ethereum. Uno dei maggiori cali lo subisce Solana con un meno 16,6%, ma fa anche peggio Kronos con un meno 26,7%. Anche Polkadot su questa scia lascia un meno 16%. Fra le migliori prestazioni da evidenziare Tron, che guadagna un bel 16,3%, ma poi fra le grandi capitalizzate il baratro, il nulla assoluto. Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati della scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro, i mercati, i rendimenti? Non lo sappiamo, però con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove pensiamo possano portarci nel futuro. Come sempre spero che questo contenuto sia sempre apprezzato e di gradimento. Se così fosse, per favore lascia un bel commento ed un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!